Ciao ragazze, bentrovate. Altro video recensione. Questa volta invece vi voglio parlare del trattamento, di un trattamento per capelli. Recentemente io ho tagliato, ho tagliato i miei capelli e sono stata da una nuova parrucchiera che tiene tutta la linea Bottega e tutta la linea Nashi. La parrucchiera mi ha omaggiato di diversi campioni di shampoo e di balsamo, quindi ne ho alcuni, ma ne ho altri che ho già utilizzato. Sono prodotti per capelli ricci e crespi. Voi adesso mi vedete il capello tirato, ma io in realtà ho il capello, diciamo, mosso. Mosso tendente in alcuni punti al riccio, li tengo molto spesso raccolti, ma diciamo che i miei capelli sono abbastanza, non sono proprio lisci a spaghettino, sono dei capelli molto grossi, molto porosi, tendono molto spesso ad avere quell'effetto crespo fastidioso. E diciamo che sono capelli che richiedono particolari cure, particolari attenzioni, essendo molto lunghi e le punte essendo particolarmente poi danneggiate per forza di cose, perché un capello lungo, per quanto uno poi lo possa tagliare, la parte inferiore risulta sempre un pochino più danneggiata, cioè risulta proprio vuota rispetto al capello, alla radice. La parrucchiera mi ha appunto mangiato di questi prodotti. Io non avevo mai provato prima d'ora prodotti di questo brand e avevo provato tantissimi prodotti da salone, prodotti anche molto costosi, con i quali, devo dire la verità, non mi sono mai trovata particolarmente bene. Diciamo che io ho una vita che ho i capelli lunghi, nella miriade di prodotti che io ho sempre provato per la cura dei capelli, non c'è mai stato un prodotto che abbia spiccato per la sua efficacia, almeno sui miei capelli. Lei mi ha detto: guarda, tra l'altro io ho fatto anche il colore di Bottega, avevo fatto proprio il trattamento, lei usa questi prodotti, ma guarda, ti faccio provare alcune cosine. Mi ha fatto provare questi prodotti e io devo dire che ne sono rimasta entusiasta. Ne sono rimasta entusiasta perché innanzitutto sono shampoo, io non mi vorrei sbagliare, ma sono completamente bio, io oserei dire. Correggetemi se dico una stupidata, però dice non contiene coloranti, non contiene siliconi, non contiene parabeni, non contiene oli minerali, testato dermatologicamente, non riporta nessuna certificazione, però io oserei dire che è un prodotto naturale. Allora, lo shampoo, io ho provato shampoo e maschera. Io devo dire che sin dalla prima volta in cui ho applicato lo shampoo e la maschera, ho percepito proprio la netta differenza di questo prodotto con qualunque altro prodotto provato prima d'ora. I capelli risultano innanzitutto, ancor prima di fare lo shampoo, ancora prima di fare la maschera, scusate, risultano molto, molto districabili, facilmente pettinabili. Quindi diciamo che molto spesso invece alcuni shampoo, soprattutto alcuni shampoo che non contengono siliconi, parabeni, sostanze districanti, tendono quasi ad ammassare il capello e ad annodarlo. Una volta fatta la maschera, i vostri capelli saranno, diciamo, tutta un'altra cosa. Avrete il capello molto più luminoso, il capello lo sentirete estremamente, veramente liscio, ma al di là del fatto che il capello in sé risulti mosso, lo sentirete proprio al tatto molto liscio, non più crespo.
E soprattutto quello che a me ha colpito molto è il livello di pulizia che si riesce a raggiungere con questo shampoo. Io lavo abbastanza spesso, forse in maniera, cioè, non corretta, perché non è giusto poi stressare più di tanto il capello. Lavo abbastanza spesso il capello proprio perché ho la sensazione, io poi sono una che lavora in un ambiente piuttosto chiuso, odori, cose varie, quindi cioè, lavo abbastanza frequentemente i miei capelli. Nessuno shampoo che io abbia mai usato prima d'ora mi ha dato la stessa sensazione di pulito che io ho provato con questo shampoo qua. Quindi io il costo di questi prodotti non lo so. Ho provato anche a guardare su internet, ma non l'ho trovato. Sicuramente sono dei prodotti che hanno un costo leggermente e indubbiamente più elevato rispetto ai prodotti che si trovano comunemente nel supermercato. Sono prodotti da salone, però io ho letto che Bottega fa anche, diciamo, oltre ai prodotti da salone, fa anche prodotti per la vendita diretta, quindi non solo li vende ai parrucchieri, ma li vende anche a online al normale consumatore, da quello che mi sembra di aver capito. Io non ho comprato per ora shampoo e maschera di questa marca qua, perché ho altre cose aperte da finire e non mi va quindi a me di aprire 50 cose o comunque sia di avere 50 cose in casa lì in mezzo. Una volta comunque sia finito tutto quello che ho, vorrò sicuramente comprare questa combo qua di shampoo e balsamo. Ora io non so se la comprerò direttamente dalla parrucchiera o se la cercherò online, anche perché so che Bottega fa un trattamento ristrutturante proprio per il capello ed è la cosa che io volevo fare perché il mio capello è un capello molto lungo che richiede trattamenti particolari e io sono, diciamo, io questi trattamenti, queste sorte di ricostruzioni dei parrucchieri io non le ho mai fatte perché sono sempre stata molto, molto titubante sul tipo di prodotto che andava ad essere applicato, sapendo che Bottega è un'azienda comunque sia molto seria, che ha degli ottimi prodotti con degli ottimi ingredienti, punterò sicuramente a fare la ricostruzione del capello utilizzando questa marca qua e in quel momento lì comprerò sicuramente anche il shampoo e maschera. Se voi avete occasione di andare da un parrucchiere che tiene prodotti Bottega, fatevi da e che li usa come suoi prodotti, diciamo, di linea, fatevi dare dei campioni in modo tale che voi possiate provare perché sono dei prodotti veramente, veramente validi. Non c'è nulla di male a chiedere di poter provare dei campioni perché loro li hanno. In modo e in maniera che poi alla volta successiva che voi andate dal vostro parrucchiere possiate magari acquistarlo oppure acquistarlo altrove. Io sono rimasta veramente entusiasta. Tra l'altro hanno un odore buonissimo, ma io sono proprio rimasta entusiasta dal livello di pulizia che lasciavano sul capello. Il capello risultava morbido, non appesantito, molto leggero. Ho tanti capelli, ho proprio una massa enorme di capelli, morbido, leggero, proprio estremo, molto 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 lucido, ecco, devo dire la verità. Tra l'altro io quando ho fatto il colore, a proposito, non ho fatto la tinta, ma ho fatto un bagno di colore di Bottega e confrontandomi parlando con una ragazza, mi ha detto: "Ah, ma no, mi hai fatto il bagno di colore, tempo 2 giorni, ti va via." Io ho fatto questo bagno di colore, diciamo, ormai più di un mese fa, quindi avrò lavato delle volte i capelli. I miei capelli bianchi ancora non sono ricomparsi. Facciamo gli scongiuri, ne vedo giusto qualcheduno ora qui, ma veramente una cosa minima. Soprattutto qua io li avevo, non ne ho neanche uno, quindi
Sicuramente è un tipo di trattamento che io andrò a un tipo di trattamento che io andrò a ripetere da questa parrucchiera. Sicuramente farò il bagno di colore con Botea, sicuramente vorrò fare la ricostruzione e sicuramente acquisterò questi due prodotti perché sono prodotti veramente veramente validi. Se voi sapete dove si possono poi invece reperire online, vi pregherei di segnalarmelo sotto e di scrivermelo tra i commenti, in modo tale che io magari li possa trovare anche ad un prezzo leggermente più basso rispetto a quello dei parrucchieri, perché sappiamo tutti che i parrucchieri alzano il prezzo. Un bacio a tutte, ciao!